Sì, benvenuti tutti in live ragazzi, oggi siamo qui su Transport Fever 2 e controlleremo oggi tutte le città, ecco qua. Oggi faremo un check di tutte le città per vedere se il trasporto pubblico e i merci è messo bene o male e potenzieremo ciò che deve essere potenziato, creeremo ciò che deve essere creato e toglieremo ciò che è inutile. Bene, questo è il treno, ma il treno Italia, treno regionale urbano. Bene, allora, partiamo dalla prima città, Bellingen. Bellingen. Ciao Totò, hai visto gioco un po' il gioco che ti piace a te, eh? Quindi mi raccomando, stai live oggi, eh? Guarda un po' la live mia, così ti piace, magari impari un po', vedi un po' come faccio io. Allora, Bellingen, questa qua è una città in crescita. Oh shit, no. Vabbè, qui la stazione merci è stata inglobata nella città, vabbè. Una città in crescita con servizio ferroviario attivo, collegante, collegato, perché ci permette di collegare in tutta l'isola, quindi abbiamo un collegamento ferroviario che arriva dappertutto qui, perché tramite l'Intercity arriviamo a questo qua. Allora, abbiamo questa linea qua che tramite questa linea regionale qui arriviamo alla città vicina, che è la città vicina al collegamento. Abbiamo il collegamento a V circolare. E noto che il treno lo abbiamo bello pieno, eh. Niente, tutto, sei ancora col telefonino tu. Qua mi lagga tutto, cioè non so perché, ma porca miseria. Abbiamo il collegamento ferroviario regionale che è bello frequentato, vedo qua che mi lagga una marea incredibile, in maniera incredibile tutto. La stazione, il treno regionale c'è poca attesa, c'è molta attesa per l'Intercity più che altro, che è qua. Sono 300 persone che aspettano l'Intercity. Il gioco mi lagga tantissimo. Solo 154 posti su 300 persone che aspettano. Ci sta qua. E mi chiedo perché il gioco mi lagga così tanto. Io ho giocato, funzionava bene. L'Intercity è pieno di gente. Il regionale non è più pieno, ma parte comunque. Ovviamente questo qua va a meno ripresa che quest'altro qui, perché il regionale è fatto apposta per partire veloce e fermarsi velocemente, invece l'Intercity è fatto per prendere velocità e lunghezza. Vedete che lo sta superando perché è in lunghezza, questo qua invece è una velocità abbastanza statica. Perfetto. Parte subito, qua c'è poca gente. Arriva un altro Intercity. Perfetto. Qua il collegamento è abbastanza forte perché abbiamo linee degli autobus che coprono
abbastanza bene il territorio, infatti vediamo qua autobus che coprono il territorio molto bene, che abbiamo qui la linea di autobus che fa sto giro qui, poi questa che fa il giro di qua e poi questa che fa il giro di qua e poi sale su per di qua. Quindi siamo messi abbastanza bene. Poi le merci sono tra vengono trasportate, il pane qua perché parla di arrivare da qui arriva. Mi ha portato da qui il grano col treno. Oggi il gioco mi laga in una maniera incredibile, non so perché. Abbiamo il grano che ci arriva direttamente da qui. Perfetto, si è svuotato e ora parte. Un po' lento però. Ah, non ti preoccupare che c'è già la Crella che sta coltivando migliaia di piante. Andiamo a parte. E qua intanto produce sempre di più perché ne abbiamo un bel po'. Perfetto. E qui quindi possiamo dire che va bene il trasporto. Vediamo se si è riempito oppure questo sì. Bene, andiamo alla prossima città. Bellinger Ulf. Vabbè, questa qua. Ah no, ho Non ho sbagliato. capito. Bonn. Bonn, eccoci qua. Ah, città questa molto sull'acqua e in una lingua di terra. Abbiamo la stazione, perfetto, è collegata un po' a tutto. Vediamo questo collegamento che non è neanche tanto pieno. Collegamento da qui a qua giù. Che è questo qua che arriva qua, perfetto. Abbiamo un regionale, abbiamo un intercity. Vediamo come carica, scarica velocemente questo treno qua. È anche pieno. Aeroporto. Partito. Vabbè, torniamo quassù. Qui abbiamo il collegamento che porta da Bonn a quella città lì che è un treno solo, va avanti e indietro, tanto non c'è mai tanto traffico, tanto.
Ok. Il bus ce l'abbiamo. Fanno tutte la stessa strada, meno male, perché uno è il collegamento da l'autobus, quello urbano che fa il giro della città, che va adesso magari a fare un'altra linea, e uno è quello che è il collegamento che collega fino alla stazione AV qua su, alta velocità, che è frequentato, dai. Ma tutto, come mai oggi niente internet? Che è successo? Ah, così a caso ha smesso di funzionare, cioè. L'autobus è pieno. Qui abbiamo gente che aspetta il treno. Funziona la linea, perfetto. Ok, ora facciamo un'altra linea di autobus. Direi che esatto, stavo a coltivare. Ho fatto la segnalazione, stavo a coltivare. Ma così a caso, quindi si è interrotta la linea telefonica, cioè la linea internet, vabbè. Strano. L'importante è che ho dato la segnalazione e ti hanno risposto? Quindi oggi niente, oggi non aveva niente internet oggi. Non hai provato a usare il wifi col cellulare, scusami. Non ti funziona? Scusami, fare router wifi col cellulare per oggi. Beh, ora tu stai guardando la live. E quindi, fino a prova contraria, la connessione del cellulare funziona. Perché non ti fai wifi dal cellulare? Cioè, attivi il router wifi del cellulare, colleghi a internet il computer, quello del cellulare. E se vuoi dopo ti spiego. Quanti gigabyte hai sul cellulare tu da ancora al mese? Quanti gigabyte hai da consumare di internet? Ecco, allora tu potessi fare, attivare, si chiama, tu che cellulare hai, Totò? Che cellulare hai, Totò, tu? Perfetto, l'S7 va benissimo. Il tuo computer ha l'antenna per il wifi o funziona solo via cavo? Cioè, ce l'avrai una chiavetta o qualcosa per il wifi, no? Per le evenienze in caso. L'hai? Una chiavetta, qualcosa che faccia da antenna per. E allora fai così, vai sul cellulare, no? Sopra tiri giù la barra delle varie cose dove c'è la torcia, Bluetooth, Wi-Fi, no? Si chiama router Wi-Fi. Router Wi-Fi si chiama. Attivi. E teoricamente, se tu accendi il computer e guardi tra le reti Wi-Fi disponibili,
dovresti trovare il tuo cellulare. Ok? Dovresti trovare il tuo cellulare e provi a connetterti, ti chiederà la password. Se la password la sai, allora se me la metti. Se la password non la sai, tieni premuto l'icona router wifi e ti dovrebbe dire come si chiama il tuo dispositivo e che password ha. No, allora tu attiva router wifi sul cellulare, no? Attiva l'iconcina router wifi, premila e diventa blu, in modo che si accende, attivarlo. Attivato? Dimmi quando è attivato. Faccio lezione di come attivare il router wifi ora. Direttamente in live. Sì, Mox11, ciao, benvenuto in live. Ok, ora tieni premuto quell'icona, ok? In modo che si aprano le impostazioni del cellulare del router wifi. Certo che leggo la chat. Sì, Mox, già, certo quella con la chat. Secondo te cosa sto facendo ora? Cosa sto parlando ora? Ok, vedi che c'è scritta la password lì, ok? La vedi la scritta password e sotto la password, la vedi? Ok, non dirla se la vedi, ecco. Mi raccomando, comunque se la vedi dimmi sì, la vedo la password. Un attimo, stanno truffando. Eccomi, scusate, avevo il telefono che squillava. Vedi che c'è la password. Ora, quando vedi la password, vai sul tuo computer, accendi il wifi del computer per andare a collegarti alla rete. Trovi il nome del tuo dispositivo, del tuo cellulare. Quando l'hai trovato, metti la password dove si deve essere collegato a internet finché ti dura il gigabyte del cellulare. Ti funziona, Tata? Quanti sono gli autobus? Mettiamo due in più. Ecco, ora devi collegare. Ora dovresti essere collegato a internet finché ti dura il wifi.
Se fino a domani puoi starci collegato. Ovvio, stai attento a non usare troppo internet, attento a controllare il saldo, ecco, a controllare quanto ti resta, che se rimani a secco pure lì, poi dopo saluta internet. E poi dovresti riuscire a giocare, secondo se la tua connessione funziona bene, dove hai messo il cellulare ti prende bene, dovrebbe andare bene. Perfetto, questa città è fatta. Ha tutti i collegamenti fatti bene. Che funzionano. Sì, non ti consumerà tanto internet. Pochissimo. Perfetto, Bonn è fatta. Andiamo a Brandenburg. Eccola qua, questa è poco sviluppata, vediamo. C'ha qualche linea di autobus, vediamo un po', una sola linea di autobus c'ha. Bus 01 qui, arrivo fino a lì. E bus 02 che è un collegamento. Ci sarà su Discord? Ok, Toto, va bene, dai. Ci vediamo, dai. E poi abbiamo collegamento autobus. Da qua fino alla città qui vicina. Che è questa qua sopra. Qui l'autobus è messo bene, il trasporto è messo abbastanza bene. Ah, ho dimenticato una cosa, Bonn necessita il servizio merci anche. E ancora non l'abbiamo messo qua. E ha bisogno di mattoni, questi qua. E questi. Ha bisogno di questo che è una produzione che funziona qua. Eppure i mattoni non produce nessuno. Dovevo iniziare a produrne alcuni. Questo faremo più avanti un'altra volta. Oggi facciamo solo i trasporti di persone. Tanto faremo una live di un'ora solo. Quindi ci basiamo sui trasporti oggi di persone. E poi un'altra live qui per le merci. Qui abbiamo solamente una linea di treni, molto scarso come servizi di trasporto, un Trenitalia abbastanza con poco posto, 99 persone ci stanno. Che si collega all'aeroporto. Abbiamo un trasporto di 560-70 persone su 297, non è tanto. Poi abbiamo Degenhausertal. Ecco qua. Città poco collegata. Possiede un aeroporto non utilizzato, infatti, non poco utilizzato, infatti dovremo potenziare un po' questo aeroporto qua, ma non sta piovendo da me. Dovremmo potenziare un po' l'utilizzo di questo aeroporto, più che altro il collegamento presso questo aeroporto. Dovremmo collegarlo un po' di più alle città circostanti, dato che dovrà collegare un po' le città invece che una sola. Però intanto basiamoci sul trasporto di gomme in città e poi ci spostiamo all'aeroporto. Allora, vediamo che la linea percorre in un centro, una linea centrale. Possiamo farne una che fa così, che arriva qui qua giù e posto. E è quello che faremo. Prendiamo la fermata.
Passiamo di qua. Di qua. Poi arriviamo qua su. E rigiriamo qui. Poi ne facciamo un'altra che passi per di qua. Autosalvataggio. Perfetto, poi andiamo su per di qua e qui ci giriamo con l'autobus. Perfetto, nuova linea 1, 2, 3, 4, qui, 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 qui. Perfetto. Nuova linea. Qui. Poi andiamo qui. 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 Arriviamo qui. A questo punto io direi fare una cosa così, che allunghiamo questa stazione qui, si è fermata qui, qua su, questa linea qua su, in modo che tipo la 3 e la 14, la 13 in questo caso, vengano cancellate, tipo la 2 passa qui, qui, 14, 15, 16, quindi fa un giro così, copre pure questa zona qua. Togliamo queste due fermate qua. E mettiamo i bus ora, le due linee nuove. Perfetto. Ecco qua, iniziano a uscire gli autobus. Chiudo il deposito, è finito qua. Perfetto, ora il collegamento ce n'è di più. Vedete che il collegamento è molto buono. Ora però resta il fatto che abbiamo un aeroporto qua su. Allora sistemiamo un po' questo aeroporto in modo che sia un po' più sfruttato, magari. Magari mettendo una corsia, così una strada così. Perfetto. Cancellando magari tutte queste strade qua. Mettiamo pure i binari. Facciamo andare dritto fino a qua giù. E dritto fino a qua.
prenderemo una linea di tram che magari collegherà, verrà collegata qui alla stazione, che potrebbe essere questa. Tram, questa tram, perfetto, così. Una strada adesso per il tram qua. Dobbiamo trovarla. Proviamo a potenziare questa strada, allora non ci sta, quindi facciamo così. Ok, dato che questa qua la configuriamo un attimo perché non va bene, guarda un attimo. No. Ce l'abbiamo quella con doppia corsia, sì, quindi usiamo quella magari. Esatto, ecco qua. Ok, perfetto. Perfetto, usiamo questa qua così abbiamo, ce l'abbiamo. Perfetto, auto. Ora magari per il tram, dato che è un po' brutto, fa le curve proprio grosse, facciamo una cosa del genere. La mettiamo così, un collegamento col tram. Però in questo caso noi dobbiamo mettere la corsia, quindi perfetto. Arrivati qua, faremo una corsia apposita. Manderemo fin quassù. Creeremo questa. Perfetto. Perché non è possibile questa cosa? E allora la facciamo così subito. Quindi si rifà. Facciamo così e così. E poi così. Perfetto, un tram, diciamo, così ha una delle curve un po' più. Ma facciamo così, ma è più facile fare così. Perfetto.
A questo punto mettiamo, lo facciamo passare per di qua. Abbiamo risolto gran parte dei problemi. Perfetto. Poi ho sbagliato, facciamo così, ci combiniamo qua un attimo. Se no sono tutti. Che schifo, mamma mia. Vai, mamma mia. Perfetto. Adesso sarà tutto salvataggio e poi dopo facciamo questo, rompiamo questa parte qua. Autosalvataggio permettendo. Perfetto. Perfetto, facciamo una cosa del genere. Che roba brutta questa che è, mamma mia. Collegamento su, qui autostazione, da qualche parte, qui facciamo una bella geboide. Sarebbe stata bella una cosa così, però boh, non sono deciso cosa mettere. Questo no. Troppo grande. Potrei mettere questo? Cosa cambia? Tram sotto e autobus sopra. Potremmo farla un'autostazione così, dai. Perfetto. Ok, poi abbiamo un collegamento via tram qua. Potrei fare anche qui una cosa molto per collegare qui il farò fare la curva. Io ci arriverò qui sul tram e non più l'autobus. Oltre a questo potremmo collegare anche qualcos'altro, ma qui intorno vedo che città non ce ne stanno, cioè sarà solo questa. E potremmo collegarla col treno direttamente da qua fino a quassù, quindi dai, facciamo una stazione ferroviaria. Questa qua sotterranea, com'è che è? Cioè, i treni più che altro, in che direzione sono messi i binari? Boh. Panzergleise, Platform Lange, mettiamo 120. Oberleitung, ja, X-Speed, Oberleitung, ja. Vediamo un po' i binari, dove cazzo sono messi qui sotto? Ok, così, giusto, allora. Perfetto.
Perfetto. Qui ho il collegamento. Ok. Da qua fino a qua, quindi magari facciamo fare un giro sotto. Un giro sopra vedo un po' brutto, cioè. Un giro sotto li facciamo fare. Un po' zigzagoso, però vabbè. Facciamo costeggiare l'alta velocità. Se abbiamo un collegamento fino al tre, ok, perfetto, fa il ponte che porto avanti un po'. Qui separiamo per andare sulla loro linea. Che si collegherà qua, sotto qua. Che più vicini quanto pensassi, esatto, cioè, quindi cioè, no, qui non c'è un problema. Dobbiamo arrivare. Ok, perfetto, così si fa tutto. Non c'è l'incrocio perché non c'è, vero? Non ci sta l'incrocio. Ok, costeggiamo tutto questo ponte ferroviario fino ad arrivare qui che ci separiamo. Qui scendiamo, andiamo qua sotto. Qui dobbiamo interrompere un attimo. Facciamo partire un attimo pure tutto qua perché tanto il traffico si è ripreso qua dentro, quindi non c'è più nessun danno, perfetto, ottimo. Da me sta diluviando, non so se sentite sottofondo quando parlo oppure sottofondo il rumore della pioggia. Ok, ora posso rimettere il segnale qui dell'alta velocità. Ok, qui abbiamo creato la linea. Ok, mettiamo un altro qui e uno qui dove ci separiamo.
Un altro qui sulla terra. Uno pure qui. E poi abbiamo qua il binario che fa l'incrocio. E la linea arriverà qua. Perfetto. Quindi possiamo fare una nuova linea, il collegamento da qua. No. Mi spiace, il collegamento da sotto, esatto. Ah, qui. E funziona tutto perfettamente, ottimo. Autosalvataggio. Perfetto. Collegamento. Grr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 r
Aeroporto Degenhausertal. Perfetto. Perfetto, è l'autobus che collega, il treno che collega. Io devo fare la linea di tram che collega. Quindi mettiamo una fermata di tram qua. Perfetto. Qua, poi mettiamo una qua su. E poi l'ultima la mettiamo qua su. Qua giù. Perfetto. Nuova linea qua. Tac, tac. Tac. Qua. No, separata. Porca bottega. Ok. 4. 5. Si gira. Perfetto. Ora mettiamo il deposito di tram. Lo mettiamo pure qua, tanto c'è problema vicino all'aeroporto, zona un po'. Ci sono costruzioni. E così costruiamo i tram. Che c'è una cosa strana qua, cos'è che è? Ah, si schloss. Perfetto, ora si è ripreso tutto. Perfetto, qua così, perfetto, ottimo. Mettiamo il tram. Compriamo questo tram qui, direi. Questo qua magari mettiamo quello giallo, lo mettiamo 4 per adesso, tanto un trasporto ecologico con l'elettricità.
Bene, qua abbiamo questo collegamento da fare, sto treno qua. Dobbiamo metterci un deposito da qualche parte. Posso mettere solo qua. Quindi ci facciamo un binario morto che sale da qui. Ci colleghiamo sul deposito qua così. Ci mettiamo un trenino. Adesso vediamo un po' cosa farci e treno fare. Volkswagen. Ovvero treni tutti uniti qua. Ok, allora vediamo un po' qua. Abbiamo i nostri minuscoli. Questi potrebbero andare bene. Potrei metterci questo, NS, oppure questo qua. Questi sono belli. Tanto sono solo 80 metri, ne metto 3. Va bene. Tanto di quanto spazio c'è bisogno? 113 pezzi. C'è spazio. Ottimo. Collegamento c'è qua. Vediamo se funziona poi. Anche qua bisogna vedere se poi funzionerà tutto, ma penso di sì, che non ti è collegato molto vicino. Tram c'è zero persone per ora qua. Vedremo, vedremo un po' come va. Tanto abbiamo questo autobus qui. Che passa in centro per l'aeroporto, ma per il tram. Sono ben collegate queste, vedremo un po'. Qua dovrebbe avere la precedenza teoricamente, vediamo, esatto, c'è la precedenza. Vediamo un po' qua. Perfetto, va benissimo. E quindi qui direi che potrebbe andarci già bene tutto com'è. Bene, bene. I treni qua ci stanno bene. La velocità massima di qui è 140, no? Esatto.
Voglio vedere come lo supero, mi viene superato dal... Il treno dell'alta velocità. Screenshot, un po' fatica a farli, eh. Questo fa 70 km/h, quello va a 143. Poi ci si mette pure l'autosalvataggio, che è un po' troppo frequente, questo per i miei gusti, eh. Questo fa... Oh, madonna, che lento che è. E questo fa 158. Sono 150, 160, 95, mamma mia. Qua. Ci alziamo leggermente per poi scendere, scendere, scendere e passare sotto l'alta velocità. Passare sotto l'alta velocità e poi incrociamo un treno e poi vi passiamo sotto. Poi facciamo una curva zigzag e arriviamo alla stazione di dove dobbiamo arrivare, di Grach. Perfetto. Vediamo un po' che velocità prende questa cosa qua. Bello, bello, ecco. Bene, siamo già a un'ora di live. Abbiamo un collegamento maggiore in questa città. Vediamo qual è la prossima e vediamo se concludere o meno con Dingen. Vediamo un po' qual città è. Abbiamo questa qua, Dingen. No, via. Abbiamo qua un bel po' di attesa, noto. Però. Che bus abbiamo su questa linea? Questo?
Va bene, allora che c'è tanta attesa, devo fare un po' di clone. Ma a questo punto che sono Scania, li cambiamo tutti. Magari con un autobus un po' più grande. Magari questi, ecco. Così abbiamo. Ci sono sette posti. Perfetto, direi. Qui il trasporto è ben equilibrato. Il servizio ferroviario c'è ed è. Ma però anche qua l'Intercity c'è un bel po' di persone. Che su questo binario qua. Sempre pieni questi treni, incredibile. Vabbè, magari ne aggiungeremo uno in più in futuro. Perché sono un po' sparsi, un po' troppo attaccati questi treni qua. Uno sta partendo da qui. Vedrai che uno li sta dietro. Uno è qua e l'altro li sta praticamente dietro. Si devono un po' distanziare, sennò poi è inutile. Però minchia, sono. C'è bisogno di qualcosa in più, mi sa. Eh sì, poi un giorno arriverà anche il giorno in cui faremo l'analisi delle linee ferroviarie, se hanno bisogno di potenziamento, depotenziamento, tutto ciò del genere, ecco. Intanto siamo qua, c'è un sacco di traffico questa linea oltretutto. Davvero incredibile il traffico che c'è qua. Guarda, è incredibile il traffico che c'è in sta tratta qua, sta linea. È pieno? Abbastanza. Cioè, da notare quante linee passano in questo posto, beh. Una. Perché sta linea è così buggata adesso? Vabbè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linee, tutte qua. Passeggeri e merci, passano un sacco di treni qua.
Questo è proprio pieno quasi. No, c'è un po' di carrelli vuoti. Mamma mia. Quanto traffico, vabbè. Comunque. Questa linea ha fatto abbastanza bene la città. Quindi io direi che diamo un attimo la prossima. Ens Clusterle. Sì, lagga un po', c'è bisogno un po' che carichi, che mi teletrasporti dove devo andare. Ecco qua. Ah, ecco perché c'è l'autosalvataggio, no? Da fare. Perfetto, fatto l'autosalvataggio, fatto. Questa linea qua ci rimane, che è collegata alla ferrovia, che è collegata tramite questa linea ad alta velocità qua, con questo trenino qua. Sì, c'è qualcosa, niente di che. Niente di che, perché è un piccolo trenino che si collega così nella stazione qui. Sì, è un po' la stazione qua e poi laggiù l'ultima, ecco. Poco collegato. Vedo l'affluenza di macchine, l'unico collegamento via strada è qua, quindi potrei collegarla qua, ma anche qua non c'è un cacchio, quindi è ancora molto da fare qui. Però lo faremo la prossima volta, perché adesso io vorrei di andare. Infatti io vi saluto, direi che ora possiamo salvare. Nuova mappa. Speichern. Perfetto, concludo quindi qui la live, passiamo alla schermata questa qui, io intanto vi ringrazio tanto per essere state qui con me, vi ricordo ecco che ci sono live ogni giorno, orari indefiniti perché non ho un vero e proprio orario io, con questo diciamo che... Se vi piace Transport Fever, o se vi piace Transport Fever, fatemelo sapere, ecco, diciamo, commentando su YouTube, oppure
Non lo so, ecco, fatemelo sapere venendo nelle live, partecipando. In caso dovete vedere solo, state seguendo solo da YouTube, seguite su solo da YouTube. In tal caso sarò anche in live ogni tanto su Twitch con Transport Fever. Se vi piace fatemelo sapere, sarò contento di sapere se piace a qualcuno. Io intanto continuerò a streamarlo e poi caricarlo su YouTube. Ed è per questo che vi dico di fare punto schermativo comandi, poi vederti i comandi, poi fare punto schermativo YT per vedere le repliche di tutte le live che faccio, che vengono ricaricate su YouTube con un po' di giorni di ritardo, e fare punto schermativo Discord per joinare nel mio server Discord. Con questo vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo alla prossima live.